Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel mio bagno. Ebbene sì, siamo qua perché vedo fare un video di beauty routine, skincare, perché in tante mi chiedete sempre consigli contro le macchie della pelle, le macchie sia post-acne, macchie solari, segni, post-brufoli, qualsiasi tipo di macchie. E io finalmente ho trovato dei prodotti davvero davvero validi per combattere questo problema, quindi per schiarire le macchie, in generale per tutte le imperfezioni della pelle, quindi segnetti, anche non so, qualche cicatrice, tutte queste piccole imperfezioni e quindi ve li voglio far conoscere. Questi prodotti, ovviamente, essendo i miei preferiti, io li ho inseriti sul mio shop, dove sapete che inserisco solo prodotti che provo, approvo e che vi consiglio. Quindi magari andate sul mio shop così potete vedere i prezzi, tutte le cose, li potete acquistare. Anche la collanina è firmata Carlita, sono le mie che trovate sempre sul mio shop, e così come gli orecchini. Non so se questa 5 stelle ve l'avevo già fatta vedere, comunque puntualmente finisce e la riforniamo perché è veramente stupenda, c'è sia oro che argento. Ragazze, iniziamo subito con questa skincare. Allora ragazze, innanzitutto vi voglio dire che principalmente in questo video vi voglio parlare della bava di lumaca, che è una cosa che ho scoperto nell'ultimo periodo e che veramente mi sta aiutando tantissimo e mi ha reso proprio la pelle stupenda. Però prima di tutto, prima di iniziare una skincare, adesso vi farò vedere una cura quotidiana, cioè quello che voi dovete fare mattina e sera sul vostro viso. La prima cosa è detergere il viso. Io vi straconsiglio questo. Questo è il detergente Skin Care che ve lo consigliai anche nel video dei brufoli, però ve lo dissi in quel video che è un prodotto che non è utile soltanto per i brufoli e per i punti neri e per i pori dilatati, ma anche per le macchie, perché al suo interno, oltre a tea tree, ha anche gli acidi della frutta e l'acido salicilico, che come sapete hanno un potere schiarente sulle macchie. Quindi questo ve lo straconsiglio, non solo la sera, voi vi struccate, vi lavate il viso, asciugate, tonico, questo è il passaggio, e vi mettete la crema. Ma anche di mattina, quando voi vi svegliate, ve lo dico perché non tutti danno per scontato questo passaggio, c'è anche chi si sveglia direttamente e si mette la crema a viso. No, facciamo un passaggio di detersione per il viso, soprattutto se avete la pelle impura, ma anche se non l'avete impura, questo ve lo straconsiglio perché, a differenza di tutti i detergenti per pelle mista e grassa, questo non sgrassa, è cremoso e quando lo massaggi sul viso ti idrata, cioè quando ti sciacqui non ti senti tirare la pelle del viso, quindi vi straconsiglio questo e vi straconsiglio pure anche questo qua. Entrambi li trovate ovviamente sul mio shop, qua non si legge bene, comunque questo è un altro favorito da chi ha pelle mista e grassa ed è il gel detergente purificante al limone di Maternatura. Questi sono i due che io vi straconsiglio che trovate nella sezione viso detergenti, potete usare mattina e sera. Dopo aver fatto questo passaggio, che vi ripeto è veramente fondamentale, perché questo modo io l'ho fatto prima, ho la pelle pulitissima. Ok, a questo punto, piccolo tamponamento di tonico, potete usare anche quello della stessa linea Skin Care oppure un altro presente sul mio shop. E a questo punto siamo pronti per la crema. Le creme di cui voglio parlare sono queste qua, la bava di lumaca, e sono veramente fantastiche, ragazzi. Allora, io ho inserito sul mio shop sia la crema, la bava di lumaca di Dr. Organic, sia il gel. Allora, vi spiego la differenza e vi dico perché questa linea funziona, soprattutto io l'ho provata abbondantemente prima di inserirla sul mio shop, perché comunque volevo esserne certa, e veramente io non ero favorevole alla bava di lumaca un po' di tempo fa, però ho dovuto cambiare idea con questa crema perché veramente mi sono accorta di quanto il biologico e il naturale fosse veramente essenziale per garantire la qualità di un prodotto, nel senso che, mi spiego, ci sono tantissimi prodotti in commercio alla bava di lumaca che non funzionano, ma non è la bava di lumaca che non funziona in sé per sé, che è un ingrediente veramente miracoloso per le macchie, anche per l'acne, anche per le cicatrici, anche per le smagliature, anche per le rughe, anche per i brufoli, è miracoloso per tutto. Questa è una delle creme migliori che possiate comprare per qualsiasi problema di imperfezione del viso, sia che siano macchie, sia che sia acne, sia che siano cicatrici, sia che sia anche un colorito spento, perché è molto illuminante. Purtroppo quelle che avevo provato non erano buone,
poiché contenevano tante schifezze e uno sputino, permettetemi il termine, di bava di lumaca, quindi alla fine contenevano tanti ingredienti sintetici e chimici. Questa finalmente è la crema che io amo, biologica, naturale, con vera bava di lumaca pura e con tutti ingredienti 100% naturali e biologici. La differenza è questa qua, vi faccio vedere all'interno. Io ovviamente le ho usate e strausate, però conservo le scatole per farvi vedere come si presenta il prodotto. La crema è questa, e questo invece è il gel. Si vede, guardate che è un gel trasparente. Allora, sono tutti e due prodotti ottimi. La crema, anzi, inizio a sfamare prima il gel. Infatti, vi dico già che per un'azione più efficace, ancora più intensa, potete applicare prima il gel e poi dopo la crema su tutto il viso. Questo è gel di bava di lumaca puro, che appunto ha tutte queste proprietà miracolose, perché contiene collagene, acido ialuronico, veramente tante sostanze e vitamine. Guardate com'è, è proprio un gel. E allora ha anche un profumo ottimo, veramente fantastico, è qualcosa di fenomenale, io lo adoro, quindi penso che l'abbiate capito. Io lo massaggio su tutto il viso, profumo ottimo, consistenza fantastica. Qual è la differenza? Vi ho detto che potete usare prima il gel e poi la crema per un'azione mirata, però se no, altrimenti, se avete una pelle molto grassa, molto unta e volete qualcosa di molto leggero e fresco, potete tranquillamente prendere il gel. Questo gel si assorbe tutto, è molto molto fresco ed è fantastico. E soprattutto lo potete usare ad esempio anche quelle giornate afose che fa caldo, ed è consigliato anche sul corpo. Infatti proprio dalla foto si fa vedere che anche sul corpo, perché questo qua ha anche delle proprietà antimacchie, anticicatrici, antismagliature, quindi lo potete utilizzare questo qua anche sul corpo. Non so, ad esempio avete qualche smagliatura nell'interno coscia, oppure sulle braccia, oppure sul décolleté, è veramente ottimo, quindi per tutto. Poi non dimentichiamoci anche il contorno occhi. Il contorno occhi è qualcosa di veramente superiore e miracoloso, sempre alla bava di lumaca, che ha un potere illuminante, quindi sia per le occhiaie, per il gonfiore, sia anche distensivo per le rughe. È veramente fantastico e veramente questi prodotti sono qualcosa di superiore. Infatti, quando mi chiedono consigli sui prodotti da acquistare sul mio shop, io dico sempre andare sul sicuro. Questa invece è una cremina. Dico, prendi questi, a volte devono fare dei regali, deve fare una bella figura, che sono prodotti veramente di qualità buoni, e qualsiasi donna almeno una volta nella vita li deve provare, perché ti cambiano proprio la pelle. Poi sono sicura che dopo, quando li avete provati, volete solo questi e siete restie, insomma, a provare altro, che però non si fa, si deve provare anche un po' di tutto, però veramente sono buoni. Questo contorno occhi, la cosa bella è che, guardate, si assorbe in fretta ed ha questo effetto lifting luminoso sul contorno occhi, è favoloso, ragazze. A me piace tanto tanto tanto. A questo punto vi vado a mettere la crema, appunto la crema, la bava di lumaca che vi ho fatto vedere prima. Vado a mettere la crema. La crema è molto più nutriente, però non unge, non è eccessivamente pesante. Io spesso la metto anche sulle mani, perché ho il terrore di avere da vecchia le macchie sulle mani, quindi metto sempre questa qua per prevenire. Infatti, devo dire la verità, io praticamente questa crema la amo perché è nutriente. Se leggete l'indice, ha tanti ingredienti ottimi, veramente nutrienti, però guardate, si assorbe in fretta e non unge. Quindi anche questa qua, anche se avete pelle miste e grasse, è perfetta, va bene sia se avete la pelle secca, sia se avete la pelle, va bene per tutti i tipi di pelle, è favolosa. E io, da quando sto usando questi prodotti alla bava, ragazze, veramente veramente si sono tolte tutte quelle, non so, ad esempio le cicatrici dei brufoletti, oppure magari, non so, qualche macchia che ti rimane dopo un brufolo, anche qualche cicatrice, avevo anche qualche macchia solare. Ti illumina il viso e te lo rende omogeneo, è veramente, sono veramente favolosi. Però in più a questi qua vi volevo consigliare qualche altra chicca che io ho inserito sul mio shop contro le macchie. Sono tutti prodotti che io ho cercato nel corso degli anni, e ho provato, cioè ho provato, ho testato, ho visto che realmente funzionano, e ho fatto una categoria macchie della pelle. Se voi andate su caritashop.com trovate sezione viso macchie della pelle, lì ho messo tutti i prodotti che vi consiglio, quindi potete anche fare acquisti liberamente, insomma, senza chiedermi. Però penso che questo video vi sarà ancora più utile. Questa è un'altra crema che veramente va a ruba, e questa l'ho rifornita da pochi giorni perché era praticamente andata a ruba e la stavate aspettando.
trovate sempre nella categoria macchie della pelle. In effetti questa crema è una crema schiarente, casomai metto anche la foto qui, ed è davvero fantastica per schiarire la pelle, però contemporaneamente illuminare e rendere omogeneo il colorito del viso. Quindi è veramente ottima per tutte le macchiette, è fenomenale. Poi la pappa reale è miracolosa anche per problemi di brufoli. Questi prodotti sono ottimi anche in quelle situazioni che ci sono alcune ragazze che hanno brufoli e macchie post brufoli contemporaneamente. Questi prodotti sono ottimi perché sono anche molto lenitivi e quindi vi aiutano a guarire sia i brufoli sia contemporaneamente a schiarire le macchie e a prevenirne la formazione. Due prodotti a proposito di macchie che io ho inserito sul mio shop sono questi due. Anche questi li vendiamo tantissimo, sono veramente fenomenali perché chiunque li prova ne trova beneficio, e sono i prodotti alla glicolica di Alchemilla. Anche questi li trovate nella categoria macchie della pelle, anche questi vi straconsiglio di provarli. Allora, c'è la maschera viso al 24% che voi potete fare ad esempio due o tre volte a settimana o una volta, poi vi rendete conto voi. Questa è una maschera viso all'acido glicolico, quindi che ha una funzione. Avete mai sentito i trattamenti all'acido glicolico, quelli che si fanno nei centri estetici oppure anche i medici li fanno? Ovviamente questa è una cosa molto più naturale e meno invasiva, si applica su tutto il viso, si lascia in posa e poi si sciacqua, e ha la funzione proprio di schiarire le macchie e anche rimuovere i brufoli, tutte le imperfezioni. Questa contiene, oltre all'acido glicolico, anche estratti di limone, di passiflora, di gel d'aloe vera, vari estratti, e come maschera è molto molto esfoliante e veramente vi lascia una pelle super luminosa, anche una funzione anti-age oltre che anti-macchie, è veramente ottima. È diversa da tutte le altre maschere purificanti, idratanti, è proprio diversa, è proprio un'altra funzione, e bastano 5-10 minuti e poi si sciacqua. Poi invece la crema, vi faccio vedere, questa è una crema glicolica, anche questa l'acido glicolico al 12%, quindi una percentuale non altissima. In questo modo non vi potete comunque bruciare la pelle, molto comunque delicata rispetto ai comuni trattamenti all'acido glicolico. E questa qua è molto molto esfoliante, anche questa un'azione dell'acido glicolico è molto potente per schiarire le macchie, quindi vi consiglio di utilizzarla soprattutto la sera. Mentre per la bava di lumaca potete usarla di sera, di mattina, di giorno, sotto al sole, d'estate, d'inverno, non c'è problema perché non ha interferenza col sole. Invece questa qua al glicolico io vi consiglio di interromperla d'estate, ecco perché vi sto facendo il video adesso, perché l'acido glicolico vi può creare problemi con il sole, quindi d'estate, quindi interrompetela sicuramente da giugno a settembre, insomma, soprattutto se state in un posto molto caldo, se vivete, non so, in Svizzera magari la potete anche usare, e comunque usatela la sera. Quindi io, se dovessi consigliarvi una routine, perché so già che molte mi chiederanno: ah, ma come comporre questi prodotti? Allora, io vi consiglio di usare il gel detergente, uno di questi due o tutti e due, poi provate uno o l'altro, che sono veramente ottimi entrambi, quindi non mi chiedete di scegliere, mattina e sera. Il tonico skincare o un altro, insomma, purificante, e poi applicate la bava di lumaca. Decidete voi se avete bisogno di maggiore idratazione, crema, minore idratazione, gel, oppure un effetto ancora più efficace usandoli entrambi. Questi qua li mettete di giorno, ovviamente con il contorno occhi. Per quanto riguarda la sera invece, ripetete ovviamente il tutto, applicate come contorno occhi, questo qua lo usate sempre, e se volete un'azione ancora più sfogliante usate la crema, questa qua al 12% di glicolico, questa qua che vi rimuove veramente tutte le macchie. Un'altra crema che potete usare di giorno è quella alla pappa reale che vi ho detto prima di Dr. Organic, e poi fate la maschera, questa qua glicolica che vi ho fatto vedere prima, la fate 2 o 3 volte a settimana, e questa è la vostra routine ed è quello che veramente vi darà dei risultati fantastici. Ragazzi, veramente vi innamorerete di questi prodotti, ne sono certa, perché sono veramente prodotti che funzionano, sono buoni, naturali, quindi provateli e mandatemi la vostra foto, fate così su Instagram, del vostro prima e del vostro dopo. Fatemi vedere il vostro prima con i brufoli, con le macchie, e il vostro dopo con la pelle splendente e luminosa. Quindi questo è tutto, ragazze, io
io vi lascio il link del mio shop www.caritashop.com nel box info, casomai vi metto anche linkati i prodotti se mi ricordo. Comunque, se mi dovessi dimenticare, vi ho detto già che c'è la sezione macchie della pelle dove ci sono là tutti questi prodotti e anche altri. Vi mando un bacio grandissimo, vi voglio tanto tanto bene, aspetto i vostri commenti e niente, vi abbraccio forte, ma ciao! Dark side of the morning, yeah.